Vorrei sapere qual è il comportamento più giusto che dobbiamo tenere nei confronti degli animali domestici, in quanto da quanto ho capito non sono a livello evolutivo degli umani, ma sono all'ultimo livello evolutivo del regno animale. Allora, la domanda è questa: quando abbiamo a che fare con un animale domestico che è malato, quanto è giusto intervenire sulla sua malattia? E alla fine di una malattia è giusto intervenire eventualmente con l'eutanasia o no? Grazie. Ultima, anello evolutivo, prima di cosa? Prima di passare a quello umano, così ho letto. Qual è la differenza tra i livelli evolutivi? Non c'è. È solo l'apparenza la differenza. Cosa faresti per te stessa? Fino a che punto spingeresti su te stessa le cure? Fino al punto in cui la tua conoscenza ti porterebbe a spingerti. Esattamente allo stesso modo ti puoi relazionare con qualunque altro essere incarnato. Perché? Perché niente ci si accosta se non un similare evolutivo. Che cosa vuol dire? Dici, ma è un animale, ha un'altra forma, ma è entrato in sintonia, in risonanza con la vibrazione che emetti tu, quindi la sua vibrazione dell'essenza, notatelo questo concetto, arriverà il momento che vi spiegherò bene cosa intendo per essenza, però intanto piano piano ve ne parlo. La sua vibrazione dell'essenza nella sua forma risuona e vibra con te e quindi avviene un incontro. In questo incontro avvengono esperienze che servono ad ambedue le forme. Il tutto non ha forma, il tutto è e contiene tutto. L'essenza non si può rinchiudere perché si può manifestare all'interno di una forma fisica umana, all'interno di una forma fisica animale, all'interno di qualunque cosa voi siete in grado di creare e percepire, ma sempre quello è. Non esiste una materia differente da ciò che siete come essenza, perché è la stessa. Ma la creazione e percezione della possibilità dell'evoluzione evolutiva che permette all'evoluzione di evolvere e di ritrovarsi, riconoscersi, scoprirsi, non conoscersi e riconoscersi ed essere, è il percorso che porta il tutto a esperienziare qualunque manifestazione possibile e fattibile.